Benvenuti ad una nuova puntata di GCN Italia Racing. Questo sabato si corre la Milano-Sanremo, la classicissima di primavera che torna finalmente a essere corsa in primavera con i suoi bei tre capi, la Cipressa e il Poggio. In questa puntata andremo a vedere i favoriti per questa corsa. Partiamo dal vincitore della passata edizione. Alla Tirreno Adriatico è andato fortissimo, ha vinto due tappe, una cronometro individuale e una volata di gruppo, è andato fortissimo anche in salita. Pensate che da inizio stagione su 8 gare disputate è uscito soltanto una volta alle 10 per arrivare tredicesimo, oltre ad essere arrivato secondo in classifica generale ad aver vinto la maglia punti alla Tirreno. È un corridore adatto a fare qualsiasi cosa e per una corsa come la Sanremo questo può essere molto utile perché i tipi di finali possono cambiare a seconda di come si mette la corsa. Insomma, per uno che batte Ganna a cronometro e Bernal in salita nella stessa corsa a tappe, c'è poco da aggiungere. Se c'è una persona che può far diventare ancora più imprevedibile questa corsa è Mathieu Van Der Poel. Il dominatore di questo inizio di stagione ha vinto due tappe alla Tirreno Adriatico in un modo fantastico, soprattutto la seconda, attaccando da lontano nel freddo e arrivando stremato. È un corridore che può veramente cercare il numero anche da lontano volendo, non sarei così sorpreso di vederlo attaccare addirittura sulla Cipressa. In ogni caso è anche molto veloce, va forte in discesa, quindi può tranquillamente aspettare anche il Poggio. Il campione del mondo ha già vinto questa corsa nel 2019, quest'anno è arrivato secondo alla Strade Bianche, ha vinto una tappa alla Tirreno Adriatico davanti a Van Der Poel, Van Aert e Pogacar, così un ordine d'arrivo di quelli pesanti. È nella squadra che ha più pretendenti per la vittoria finale e visto che gli altri due sono velocisti, come vedremo tra poco, lui sicuramente, se starà bene, attaccherà sul Poggio. Dopo i primi tre grandissimi favoriti per questa gara, passiamo agli outsiders, molto forti ma non così favoriti come i primi tre. Il primo di questi è Davide Ballerini, già 4 vittorie in questa stagione per il passista veloce della De Koenig Quickstep. Come abbiamo detto prima, corre in squadra con Alaphilippe, però è un pochino più forte di Bennett in salita, quindi potrebbe essere alternativa per l'arrivo in gruppo ristretto. L'australiano l'anno scorso ha vinto la volata di gruppo alle spalle di Van Aert e Alaphilippe. È migliorato tantissimo in salita negli ultimi anni, perdendo forse qualcosina nello sprint. Però in una corsa molto lunga come la Milano-Sanremo, se si arriva in un gruppo ristretto potrebbe essere il più veloce in via Roma. Arriva però dalla Parigi-Nizza e di solito il vincitore della Sanremo arriva quasi sempre dalla Tirreno Adriatico. Velocista atipico, molto leggero, piccolo, estremamente aerodinamico, nelle volate lanciate oltre 70 all'ora e forse più veloce al mondo in questo momento. Nel 2019 vinse la volata del gruppo alle spalle di Vincenzo Nibali. Quest'anno ha già vinto una tappa allo White Tour, però si è ritirato alla Tirreno Adriatico, quindi dobbiamo vedere in che condizioni sarà. Il velocista più in forma del momento, 4 vittorie per lui da inizio stagione, se si arriva in un gruppo di 30 corridori e più probabilmente è il favorito, è la terza pedina della De Koenig Quickstep che riesce a coprire in questo modo tutte le possibili soluzioni. Il giovane ex campione del mondo danese si sta sempre più affermando come un forte velocista in gare di fondo, in gare dure dove arrivano gruppi di 30-40 corridori. Non ha mai corso la Milano-Sanremo ma sono molto curioso di vederlo nel finale. Il passista veloce francese sta dando prova di grandissima continuità in questo inizio di stagione, una vittoria per lui e ben 9 top 10, va forte sia sul passo, molto forte a cronometro, che in volata e potrebbe essere l'alternativa a Michael Matthews perché ha migliorato tantissimo in salita nell'ultimo anno. Chiudiamo con l'Enfant du Pays. Se c'è un corridore che conosce benissimo la Milano-Sanremo è proprio Nicolò, che è veloce soprattutto in arrivi ristretti, tiene bene sugli strappi ed è fortissimo in discesa, che è una qualità indispensabile per vincere la Milano-Sanremo. Come sempre, fare un pronostico alla Milano-Sanremo è difficilissimo. Avremmo potuto tranquillamente aggiungere altri 10 nomi a quelli che abbiamo elencato. Basti pensare che abbiamo lasciato fuori ex vincitori che prenderanno parte a questa Milano-Sanremo, come De Mar, Degenkolb, Kwiatkowski, Nibali, Kristoff, o altri corridori che non hanno mai vinto ma ci sono andati più volte vicino, come Peter Sagan, Trentin, Colbrelli, Viviani, Nizzolo. Conosciamo ovviamente il loro valore, sappiamo che sono molto forti, però ho voluto indicare alcuni corridori magari meno conosciuti come Laporte, che però stanno andando molto molto bene in questo periodo, che meritano attenzione. Va poi detto che la Milano-Sanremo la fanno i corridori, questo vale per tutte le gare, ma specialmente in una corsa che ha più possibilità come la Sanremo.
E quando in gruppo c'è gente come Alaphilippe, Van der Poel e Van Aert, con la condizione che hanno adesso, un arrivo di 30 corridori come è successo a volte in passato quando l'ha vinto Degenkolb e De Mar, penso che sia veramente difficile da vedere. Quindi bisogna puntare a corridori che possano tenere questi tre sullo strappo finale del poggio. Vedremo chi ce la farà. Vorrei chiedere proprio a voi, quindi, come pensate che arriveranno quest'anno alla Milano-Sanremo? Un uomo solo al comando, un gruppetto molto ristretto o più di 30 corridori? Fatecelo sapere rispondendo al sondaggio che trovate sull'app. Per questa puntata è tutto, mi raccomando mettete un bel like, commentate qui sotto scrivendo il vostro favorito e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Arrivederci alla prossima puntata, ciao!